Nel prestare la voce a Raksha, abbiamo deciso di mantenere, diciamo, quella che è un po' la mia voce naturale, perché comunque questi animali all'interno del libro della giungla sono molto umani. Non dimenticarlo mai. Mi sono sentita molto connessa nel rapporto che aveva Raksha con Mowgli, perché in fondo è una mamma. Per lei Mowgli è un figlio come tutti gli altri cuccioli. Che ha, non fa differenze. Io credo che dagli animali abbiamo molto da imparare, soprattutto per quello che riguarda il loro modo di amare. Cioè, forse l'uomo a volte non è capace di amare quanto in maniera, come dire, incondizionata. Io mi sono anche commossa quando ho doppiato poi la scena tra Mowgli e la lupa, il momento in cui si devono separare, inevitabilmente separare. Dovunque andrai io, comunque ti chiameranno. Tu sarai per sempre mio figlio. Andiamo, Mowgli, mettiamoci in cammino. Ma Baloo deve prepararsi al letargo, ha bisogno di aiuto. Gli orsi non vanno in letargo nella giungla. Non è letargo pieno, ma faccio tanti pisolini.